Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con un'altra lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo. Prima di iniziare la nostra umile lettura, leggerò la preghiera di Smalia per te. Questa preghiera è nel libro de Os Messageiros, scritto dallo spirito di André Luiz e psicografato da Chico Xavier. Allora, Signore, degnati di assistere i nostri umili guardiani, inviandoci la luce delle tue benedizioni santificanti. Eccoci qui pronti a eseguire la tua volontà, sinceramente disposti a sostenere i tuoi progetti elevati. Con noi, Padre, si raccolgono i fratelli che ancora dormono, anestetizzati dalla negazione spirituale a cui si sono dati nel mondo. Svegliali, Signore, se sono i tuoi saggi e misericordiosi disegni. Svegliali dal sonno doloroso e infelice. Svegliali alla responsabilità, alla nozione di giusti doveri. Re magnanimo, abbi pietà dei tuoi studiti sofferenti. Creatori compassionevoli, rialza le tue creature cadute. Solo Padre, scusa i tuoi sfortunati figli. Lascia che la rugiada del tuo amore infinito cada sul nostro modesto luogo di soccorso. Sia fatta la tua volontà al di sopra della nostra, ma se è possibile, Signore, lascia che i nostri pazienti ricevano un raggio vivificante del sole della tua bontà. Abbiamo al nostro fianco, Signore, mamme sfortunate che non hanno saputo scoprire il senso sublime della fede, svolando incautamente sugli scogli dell'indifferenza criminale. Genitori che non sono riusciti a superare la materialità nel corso dell'esistenza umana, incapaci di vedere la bella missione che hai affidato loro. Sposi infedeli, per l'incomprensione delle vostre auguste e generose leggi. Giovani che hanno dato se stessi anima e corpo alle illusioni dell'illusione. Molti di loro si sono impantanati nella palude della criminalità, aggravando dolorosi debiti. Ora dormi, Padre, aspettando i tuoi santi disegni. Sappiamo tuttavia, Signore, che questo sonno non significa riposo dei pensieri. Quasi tutti i nostri richiedenti asilo sono vittime di terribili incubi per aver dimenticato i tuoi comandamenti di amore e saggezza nel mondo materiale. Sotto l'apparente immobilità, lo spirito li muove tra angosce, afflizioni che a volte non riusciamo a sondare. Sono, Padre, i tuoi figli randagi e nostri compagni di lotta, bisognosi della tua mano paterna per il viaggio. Quasi tutti si sono allontanati dalla retta via,
a causa dei suggerimenti dell'ignoranza che, come un ragno gigante, i incerchi carnali tesse i fili della miseria, intrecciando destini e cuori. Sappiamo che la tua bontà non viene mai meno e attendiamo con fiducia la benedizione della vita e della luce. Amen. Beh, siamo nella parte del Vangelo che si chiama Non sono venuto per abolire la legge. Istruzioni degli spiriti. Allora, Sant'Agostino, manifestandosi quasi ovunque, è uno dei maggiori divulgatori dello spiritismo. Ne troviamo la ragione nella vita di questo grande filosofo cristiano. Egli appartiene a quella vigorosa falange dei padri della Chiesa ai quali la cristianità deve le sue basi più salde. Come accade a molti altri, egli fu strappato al paganesimo, o meglio alla più profonda impietà, dallo splendore della verità, quando in mezzo ai suoi eccessi sentì nella sua anima quella strana vibrazione che lo richiamò a se stesso e gli fece comprendere che la felicità era altrove che non nei piaceri snervanti e fuggevoli, quando, infine, sulla via di Damasco udì anche lui la santa voce guidarli: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Egli proruppe: mio Dio, perdonami, io credo, io sono cristiano. Da quel momento divenne uno dei sostegni più risoluti del Vangelo. Nelle importantissime confessioni che questo spirito superiore ci ha lasciati, si possono leggere le parole che pronunciò quando perdette Santa Monica: sono persuaso che mia madre tornerà a visitarmi e mi darà i suoi consigli, rivelandomi ciò che ci attende nella vita futura. Che insegnamento in queste parole e quale splendida visione della vita futura! È per questo che oggi, vedendo che è giunta l'ora della divulgazione di quella verità che egli aveva allora presentita, se ne è fatto il propagatore appassionato e si moltiplica, per così dire, per rispondere a tutti coloro che l'ho chiamato. Erasto, discepolo di San Paolo, Parigi, 1863. Osservazioni. Dunque, Sant'Agostino viene a rovesciare ciò che ha innalzato? Certamente no, ma come tanti altri vede con gli occhi dello spirito ciò che, come uomo, non vedeva. La sua anima, pienamente libera, intravede nuove luci, capisce ciò che non poteva capire prima. Nuove idee gli hanno rivelato il vero senso di certe parole. Sulla terra indicava le cose entro i limiti della conoscenza che aveva, ma quando una luce nuova lo ha illuminato, ha potuto indicarle con maggiore precisione. Per questo ha dovuto rinunziare alla sua credenza negli spiriti incubi e succubi. E l'anatema che aveva lanciato contro la teoria degli antipodi. Ora,
Quando il cristianesimo gli appare in tutta la sua purezza, egli può pensarla in maniera diversa, circa certi punti, senza cessare tuttavia di essere apostolo cristiano. Può, senza rinnegare la sua fede, essere il divulgatore dello spiritismo, poiché vede in esso il compiersi di ciò che egli stesso ha predetto. Proclamandolo oggi, non fa che ricondurci ad una più sana e più logica interpretazione dei testi. Lo stesso accade ad altri spiriti che si trovano in una situazione analoga. Bene, per ora abbiamo terminato la nostra lettura. Spero ti stia divertendo. Perdonami se non sono riuscita a leggere come avrei dovuto. Mi alleno tutti i giorni. Spero che tu stia meglio e Dio vi benedica tutti.